Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi parlerò della storia della regina Neytotep. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi però vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like al video e commentare. La regina Neytotep fu una regina dell'antico Egitto, vissuta circa 5.000 anni fa, intorno al 3.100 a.C. Il suo nome, che significa Neit, la dea Neit è contenta, risulta essere il nome femminile più antico di tutta la storia e in generale uno dei nomi più antichi in assoluto. Fu regina durante la prima dinastia, poco dopo l'unificazione dell'antico dell'Egitto. E l'unificazione avvenne con il faraone Menes, secondo altre fonti Narmer, un sovrano probabilmente del Basso Egitto, che, secondo la stele che porta il suo nome, riuscì ad unificare l'Alto e il Basso Egitto in un unico regno. Un tempo l'Alto e il Basso Egitto non erano nemmeno divisi in due zone così nette, bensì in diversi piccoli territori governati da tribù costantemente in guerra fra loro. Ma con Menes la situazione cambiò. L'Egitto fu riunificato, fu unificato per la prima volta, e tra l'altro i faraoni stessi incominciarono a darsi due attribuzioni, quella di sovrano dell'Alto Egitto e quella di sovrano del Basso Egitto, due regni che mantenevano intatte le loro differenze, ma che comunque erano riuniti sotto la stessa corona, che raccoglieva appunto i simboli di entrambi i regni. I faraoni stessi iniziarono infatti ad avere l'abitudine di costruirsi due tombe, una effettiva a Saqqara e un cenotafio invece nella città di Abido, la città del dio Osiride, sulla quale si fonda comunque moltissima mitologia egizia. Tornando a Neytotep, era probabilmente una principessa del Basso Egitto, sicuramente discendeva da una delle tribù che l'avevano governato, e andò in sposa al faraone Ha, nonché il primo faraone della prima dinastia, ma non il primo faraone dell'Egitto Unito, e successore proprio di Menes. Neytotep quindi regnò a fianco del marito e apparentemente non fece nessuna cosa particolarmente importante, perché nei documenti in cui risulta il suo nome non risultano particolari informazioni. Fino alla morte del marito, quando morì il figlio Dir era troppo piccolo per salire al trono probabilmente, o comunque non era in grado di governare autonomamente, quindi fu la madre a prendere il sopravvento, tant'è che esistono delle iscrizioni, delle giare che recano proprio il nome Neytotep. Questa storia, di cui sappiamo pochissimo perché le informazioni di quel periodo sono molto scarse, tant'è che spesso anche i nomi dei sovrani non ci sono arrivati direttamente, questa storia però ci fa capire che più di 5.000 anni fa una donna in una società che probabilmente aveva ancora qualcosa di quasi animalesco, qualcosa che non riusciamo a spiegare, una società che ancora non era del tutto civilizzata, in cui una donna era riuscita a farsi strada in un mondo di soli uomini praticamente e a regnare del tutto autonomamente senza alcun marito.